Let's go! Bentornati, ovetti, nella serie meno seguita del mio canale! Nello scorso episodio abbiamo continuato il tutorial e oggi finiremo finalmente il tutorial. Quindi, io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, barra un non mi piace e ad iscrivervi al canale. Detto questo, modifichiamo un po' alcune cose, mettiamo un paio di eteri, una pozione extra e possiamo andare avanti. Allora, oggi siamo in missione con lui, con Lexeus. Sei pronto? Ovviamente sì, mio caro eroe del silenzio. Andiamo, Sykes? Sei pronto a partire? Certo. Allora, sai cos'è un limite? No. È la mossa più potente a tua disposizione. Funziona solo quando sei allo stremo. Un Heartless. È il momento di una dimostrazione pratica. Eh? Ah, che motivo c'era? Ecco, ora sei allo stremo delle forze. Vediamo come usi il tuo limite per sconfiggere quell'Heartless. Tutorial per i limiti. Quando avete pochissimi punti vita, quando arriva la parte gialla, tenete premuto il pulsante A per scatenare un potentissimo limite, che è un attacco tipo parecchio forte, quindi Shadow... E... limite! Ben fatto. Sì? I membri dell'organizzazione spesso devono condurre delle missioni in solitario. In questo caso, l'unica persona su cui puoi contare sei tu. Capisco. Tu e quel Keyblade siete fondamentali per l'organizzazione. E il tuo incarico però comporta gravi rischi. In ogni missione dovrai affrontare sempre più Heartless. E io devo sconfiggerli per aiutare a completare i Kingdom Hearts, giusto? Esatto. E che cosa succede quando vengono completati i Kingdom Hearts? Noi cosa ne ricaviamo? Ci uniremo ad essi. Io e te avremo dei cuori tutti per noi. Non capisco. Capirai tutto quando giungerà il momento. Nel frattempo abbiamo diverse azioni da compiere e solo tu puoi occupartene. Allora avete bisogno di me? Sì. Ma sono buone azioni? Sì, almeno per la nostra organizzazione. Ok. Ora dobbiamo rientrare. E finalmente abbiamo terminato tutti i tutorial. Yay! Missione compiuta, esperienza pochissima. Però, poteri e abilità vedremo a breve. There are nice guys and not so nice guys in the organization. But everyone's working together to complete Kingdom Hearts. There's lots I don't know, but I do know I have to keep fighting the darkness so I can be whole. Ehi, hey, Roxas! Oggi lavoreremo di nuovo insieme. Ok. Parla con Sykes quando... Ah, ormai lo sai. Non so cosa ci aspetta oggi, ma cerchiamo di risolvere tutto con stile, d'accordo? D'accordo.
Ah, dimenticavo, quella di oggi sarà la tua prima vera missione, Roxas, finalmente! Il che significa che prima devi preparare le armi. Oh, se vuoi ripassare tutto ciò che hai imparato finora, affronta pure le Holo missioni. Holo missioni? Sì, in pratica sono un modo per affrontare nuovamente le missioni che ti sono già state assegnate. Attenzione però, le Holo missioni non comprendono solamente il tutorial, ok? Comprendono anche le missioni standard, ergo, se nel giorno 229 mi va di riaffrontare la missione del giorno 174, perché indovinate un po', 365/2 giorni, appunto, lo posso fare tramite le Holo missioni, che sono qui, ok? Sì, tutte le missioni, bla bla bla, start. Eccole qua, dice anche il giorno, le missioni e quant'altro. Però, prima di fare qualunque altra cosa, abbiamo finalmente un pannello arma. Eccolo qua, potere e abilità. Trasforma la tua arma consentendo combo al suolo più veloci e potenti. E adesso abbiamo un nuovo Keyblade, abbiamo dolore nostalgico, che è fatto così. Perfetto, direi che posso andare. Saix, eccoci qua. Quella di oggi sarà la tua prima vera missione. E ancora tutorial, da adesso in poi dobbiamo selezionare le missioni dal pannello chiamato Saix. Inoltre, possiamo vederne anche le ricompense e i vari dettagli. Ok, unisciti ad Axel, elimina gli Heartless di Crepuscopoli e raccogli i cuori. La nostra seconda missione insieme? Già. Ehi, non assordarmi con le tue chiacchiere. Come? Ah, sì. Roxas è ancora mezzo zombie, ma non importa perché dobbiamo semplicemente sconfiggere gli Heartless che incontriamo. Inoltre, possiamo andare qui per assolutamente niente! Esatto, non c'è nulla nel nascondiglio, però dettagli. Ok, cominciamo con gli Shadow, perché a quanto pare non ci sono Heartless emblema in questa zona. Allora, avete appena visto che la combo al suolo è diversa da prima. Ora sono 4 colpi. La combo in aria sono solo 2. Ok? Penso di fare più attacchi in aria che attacco al suolo, però dettagli. Allora, voglio andare prima qua sopra, perché questo è il nostro obiettivo. Ma guarda che belle opere gialle! Oh, perfetto! Con quest'arma si fa molto più in fretta! Certo, se i possessori non mi uccidono. Ok, avete visto che sto premendo Y. Con Y, se avete destrezza equipaggiata, potrete appunto schivare gli attacchi nemici. Non feliamo subito, abbiamo fire, usiamo fire. Quindi, vai. E ancora, no, no, no. Non mi costringere ad usare un limite. Ho delle pozioni almeno, mi sembra di sì. Ok, heal. Ok, perfetto. Allora, vai così, sconfiggiamo i possessori. Adesso hanno un po' più di punti vita, quindi attenzione. In effetti conviene colpire loro con fire, ok? Perché così se ne andranno via prima e vi daranno meno problemi. I possessori, quando è vero che non attaccano, vi vengono addosso e se state troppo tempo nella loro, chiamiamola, sfera di influenza, vi danneggeranno tipo troppo, attenzione. Perfetto. Ok, andiamo verso la stazione. Tom, guarda, Tango Scarlatto. Ovviamente abbiamo solamente un tipo di magia, Fire, e ovviamente ci siamo... Siamo contro nemici che resistono a fire. Attenzione, ok? Cercate di scansarli perché quelle palle di fuoco non fanno poco danno.
Davvero devo usare il limite? No! Mi rifiuto categoricamente di usare il mio limite. Ok, perfetto. Sono normalissimi Heartless. Non sono per niente complessi da sconfiggere. Tu, Tango, sta fermo e fatti sconfiggere. Ho detto sconfiggere. Perfetto, missione compiuta. E intanto scrigni. Ok, ma ovviamente non abbiamo finito, perché abbiamo ancora un bel po' della barra da riempire, quindi attenzione. Inoltre abbiamo qui altre pozioni, altri eteri, a quanto pare ho già finito gli strumenti. Come si faceva? Così? Perché non lo posso prendere? Ah, così, giusto. Devo togliere... Non abbiamo bisogno di scheggia ardente, quindi la tolgo, lascia, ok. E dammi la pozione, perché... Ci serviranno, ok? Per un bel po' non avremo modo di curarci se non tramite pozioni. Vi conviene averne sempre due o tre di scorta. E qui? Ci sono? Eccole qui, le piante. Allora, potete in realtà usare un'altra tecnica per sconfiggere le piante. Ormai non abbiamo più spazio, quindi è un po' inutile. Però, se parate il colpo, cosa che io non posso fare, è possibile respingere i semi delle piante. Vedremo questa cosa ovviamente più avanti. Allora, pianta, vediamo se la combo a terra fa più danni. Sembra di sì. E adesso preparatevi. Etere, ricarica una magia, però io ne devo avere due, ok? Ed ecco qui. Dov'è? Eccolo qua, il venditore ambulante. Si fa molto prima con Fire, quindi fate così. Addio. E senza di lui non riuscirete a completare la missione. Occhio. Qui che c'è un'altra pozione, va bene. Buttiamo via la pietra lunare. Sono oggetti da sintesi che ci serviranno davvero poco, quindi non mi interessa averli adesso nell'inventario. Ah, rotolare sembra essere uguale al correre, quindi non siamo in Kingdom Hearts 1, dove la rotolata è più veloce della corsa. Però, dettagli, dettagli. Allora, ultimi Heartless. Eccoli qua, gli ultimi due. Le ultime due opere gialle. Mamma mia, non vedo l'ora di avere... Il Keyblade aereo, perché Roxas dà il meglio negli attacchi aerei, non negli attacchi per terra, quindi occhio. Ok, abbiamo fatto, direi di sì, usciamo. Allora, hai qualche piano? Volevo fare il rapporto a Sykes e poi andare nella mia stanza, come al solito. Nella tua stanza? Oh, Roxas, Roxas. Muoviti, Pence. Ehi, aspetta. L'ultimo che arriva offrirà un gelato. Ah, certo, come no? Non è giusto, Heiner. Meglio volare, altrimenti tocca pagare. Who are they? Probably just some kids who live here. So does everybody act that way? What do you mean? Like running around chasing each other, making all that noise. Well, yeah. If they have hearts, I suppose that's what they do. Hearts. Come on, let's get some ice cream. Why? Why? Well, cause... Because we're friends. Friends. Friends eat ice cream together and talk and laugh about the stupidest things. Like those kids we just saw. Come on, let's go. Lo giuro, Heiner, non sono stato io. Invece sì, ho visto che l'hai fatto cadere tu. Ora mi devi un gelato. Torna qui, Pence. Oh, avanti, Heiner. Un giorno senza gelato non è la fine del mondo. Hey, Roxas.
After your next mission, let's meet up for ice cream again. No fun just going back and forth between the castle and work, right? Yeah, right. We're friends, huh? Missione compiuta! E ci manca pochissimo per salire di livello. Comunque, ecco qui la parata che ha un 2. Vedrete a breve. Yeah, cominciamo con questa roba, ma prima parliamo con Zexion. Stai facendo passi da gigante. Tieni, te lo meriti. Ogni tanto se parlate con i vari membri vi daranno alcuni oggetti. Anche Merliuscia lo fa. Numero 13. Roxas. Ecco, prendi questo. Cerca di usarlo al meglio. Tada! Etere. Inoltre, anche Luxord ci dà qualcosa per caso? Tutti hanno bisogno di una piccola pausa ogni tanto. A quanto pare no. Perfetto. Prima di andare avanti, equipaggiate, parata, vi servirà. Eccolo qua, lo metto qua e adesso pozione, pozione, etere, non ho nient'altro da mettere, giusto? Perfetto, ok. Allora, in questi giorni abbiamo semplicemente missioni. Ciò vuol dire che possiamo fare missioni non obbligatorie. Ti ho assegnato un altro po' di missioni. Alcune sono obbligatorie, ma in linea di principio devi essere tu a decidere come gestire il carico di lavoro. Lavoro? Lavoro. Affronta le missioni come preferisci, magari cominciando da quelle in cui ti senti più preparato. Ecco qua il tutorial. Alcune missioni sono obbligatorie, hanno una chiave. Altre invece, no. Completando le missioni obbligatorie potete avanzare anche ignorando le missioni facoltative. Io però ovviamente farò tutte quante le missioni, almeno spero. Allora, cominciamo da i sorveglianti. Bla bla bla, unisciti all'Arxen e trovali e sconfiggili subito. È richiesta come missione e come premio ci dà, ci dice anche il premio, bonus completamento, attenzione, una volta completata questa missione, se la rifate nelle holo missioni, non vi darà il bonus completamento, vi darà il bonus casuale, e solo quello casuale. Quindi direi che va bene, abbiamo due scrigne da prendere e questa è l'unica obbligatoria, quindi cominciamo! Eccoci qua! Allora, dov'è l'arxetta? Eccola qui! Allora, vediamo un po', perché ogni tanto mettono uno scrigno nascosto là dietro ed è fastidiosissimo perché... Ah! Ma è proprio nel punto più... Grazie del fulmine! Punto più nascosto, comunque, questi sono i sorveglianti. Teoricamente parlando, se avete parata, potete parare i loro colpi. Però, ovviamente, sparano all'Arxen, quindi dettagli. Ok. Posso sconfiggere questo sorvegliante senza troppi problemi? Mio Dio! Per favore, grazie mille. Ce ne sono, se non sbaglio, una decina. Però non sono troppo complessi. L'importante è andare avanti. Non dovreste avere quasi nessun problema. Allora, vediamo un po'. Qua che ci sta? Ah, una pianta! Ok, se l'Arxen non attaccasse per un secondo... Va bene, volevo appunto mostrarvi che tramite la parata, che dura un bel po' se tenete premuto Y... è possibile respingere i semi, ve l'ho detto prima, per poi... Dai, semi, semi. Ecco qua, visto? Per poi praticamente one-shottare le piante, è una cosa molto utile. Dove sei, sorvegliante? Vieni qua e... Fire! Ok, visto perché mi piacciono le magie, ve l'ho già detto però prima, attenzione... Non sopravvalutate le magie, sono potenti ma sono limitate, a meno che non avete una scorta infinita di eteri, ovviamente. Ok, andiamo avanti. E infatti, eccoli qua, sorvegliante, fire! Perfetto, e ancora fire! Perfetto, e adesso cercate di sconfiggerli. La catena ovviamente ci interessa poco perché non è una missione di sconfiggi i nemici e prendi i cuori tramite la catena, però vi conviene stare attenti lo stesso perché vi danno più dindi, ok? Apriamo lo scrigno, attenzione ai laser, prendiamo quest'altro, perché l'Arxen è bravissima e l'avrà già sconfitto lei. Beh, no, però
ci è andata molto vicino. Ok, finiscilo. Grazie mille. Missione compiuta. E dobbiamo camminare fino all'RTC, o meglio, al portale. Questo perché? Perché le missioni che non hanno scene sono missioni, anche se obbligatorie, in realtà, meh, ok? Io proverò a fare anche la prossima, sappiate però che la prossima missione verrà velocizzata in un punto preciso, perché, beh, vedrete, ok? La prossima missione si può affrontare senza problemi, però per completarla al 100% dovete, ripeto, essere pronti. Haha! Adoro affrontare le piante e sconfiggerle così. E poi conta come uccisione di Roxas, quindi vi dà comunque... Dai, dai, dai. Vi dà comunque punti cuore. Presa. Ok, e addio pianta atroce. Ok. Detto questo, abbiamo finito, non c'è nient'altro da fare qui. Ditemi voi se preferite... Ah, ok, sei lontano dal portale del castello. A questo punto puoi anche fare un taglio per andare alla fine della missione. Perché alla fine per me non cambia assolutamente nulla, ok? Semplicemente è questione di 30 secondi. Ok, fine! Missione compiuta e, per forza stavolta, level up! Scheggia ardente e abbiamo preso anche del ferro. Adesso, giorno 16, missioni standard. Non cambia assolutamente nulla e andiamo avanti. Adora Roxas mangiare il gelato salmastro, ecco. Pannelli, ho qualche altra cosa, vero? Sì, ho il level up che finalmente... Dove sono... l'attacco? Vai. Boom. Di un solo punto però, mamma mia, quanto vi aiuterà. Davvero, davvero troppo. Ok, Sykes, preparati per le missioni, bla 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 bla. Ok, raccogli cuori, questo è importante, unisciti a Marluxia. Dove sta? È stato avvistato anche uno squarciatore rapido. È un nemico molto potente, lo vedremo a breve. E inoltre, se non sbaglio, vi consiglia, eccolo qua, di portarvi la parata per deviare i semi. Le ricompense sono frammento lucente, etere e gran pozione. Andiamo. Esatto, avete visto bene, ci sono ben 7 scrigni da prendere. Noi però li prenderemo dopo aver sconfitto le piante, ok? Perché l'obiettivo principale sono le piante. E poi c'è appunto lo squartatore che velocizzerò perché, mio Dio, ci metto 3 secoli e mezzo per sconfiggerlo. Apparirà, attenzione però, solamente dopo aver già sconfitto le piante. Inoltre questi Shadow potete anche ignorarli, non respawneranno dopo le piante, però prima di tutto andiamo qua. E siamo nel bosco dove ci sono ovviamente altri Shadow, vero? Non ci sono altri Shadow? Eccolo qua, perfetto. Adesso io francamente non ricordo dove sono tutti quanti gli scrigni. Dovrebbero essere nella parte centrale. Dov'è la pozione? Eccola. Di Crepuscopoli, però è sempre meglio controllare. Ok, altri Shadow. Danno comunque esperienza, quindi conviene comunque sconfiggerli. No, nessuno scrigno, perfetto. Ok, andiamo verso la villa. Bubussettete! Ok, potete fare quello che volete. Fire, respingere, basta che li sconfiggete, ok? Non importa quello che fate, ripeto. Se li sconfiggete, avete praticamente già finito tutto quanto. Anziché, beh, dovete farlo per forza, quindi. No, 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 ok. Comunque mi ero sbagliato, queste piante non vi danno cecità, ok? Vi danno un altro... Anzi, non vi danno status in realtà, però dettagli. Ok, e ancora... Fire! E ancora... Fire! E adesso abbiamo finito perché non ho più fire, ma non importa perché ti ho sconfitta, pianta. Missione completata. Adesso dobbiamo andare dallo squarciatore. E quella missione la velocizzo perché vorrei arrivare almeno fino alla prossima giornata, tra virgolette, senza lasciare una missione in sospeso, in realtà. Ossia la prossima. Che in realtà è molto facile se sapete quello che fate. Ok, 3, 2, 1...
Mini boss. E infatti, attenzione, c'è un nemico potente. Intanto qui c'è uno Shadow che non ci darà problemi. Ed ecco qui il nemico potente. Laggiù, squarciatore rapido. Attaccatelo. E... oh, giusto, giusto, giusto. Non così, non dovete attaccarlo così. Ok, attaccatelo adesso. Quando pare il colpo... aspetta, aspetta. Parate. Se non parate, vi darà problemi. Se non sbaglio sono meglio gli attacchi aerei, quindi fate gli attacchi aerei. Eccolo qua. Parata. Parata vostra. Ok, dovete fare così finché non finite. Altrimenti, problemi. Inoltre, appena si muove... eccolo qua. Vuol dire che fa il salto indietro e poi attaccherà. Devo stare attento perché in realtà dovrei usare... ok, perfetto. Parata. Ok. Dovrei usare in realtà delle pozioni. Ah, tanto per dire, i vostri compagni dell'organizzazione non possono morire, sono immortali. Sì, lo so, è un po' unfair, ma non importa. Heal, ok. Ora sto fresco, dai. E velocizzo, perché guardate quanti punti vita ha. Oh mamma mia, ok, vi spiego qual è la difficoltà maggiore dello squartatore rapido. Siete insieme a Marluxia, ok? Marluxia si farà colpire sempre, praticamente a meno che non per miracolo riesce a schivare o a parare il colpo, si farà sempre colpire. E quando attacca, lo squartatore rapido si cura, quindi... grazie mille, Marluxia. Non solo sei obbrobrioso in Chain of Memories, ma no, pure qui devi esserlo. Fortunatamente è una delle poche missioni questa che dura così tanto per un solo nemico, quindi nessun problema. Allora, ci mancano ancora due scrigni, se non sbaglio dovrebbero essere laggiù, quindi vado subito a prenderli. Mamma mia, non ce la faccio più. Quanto detesto Marluxia solamente per questa parte qui di gioco. Allora, apriti sesamo, ce ne manca solamente uno e fortunatamente è laggiù, perfetto, quindi nessun problema. Quindi, ah giusto, devo togliere, che poi una cosa bella, se non avete spazio non si può aprire proprio lo scrigno, quindi non è che lo apro e poi cade giù il contenuto, no. Inoltre, se ve ne dimenticate uno perché, ah ok, lo andrò a prendere dopo, no, fidatevi, non ve lo ricorderete e poi vedrete, ah mi manca uno scrigno, ma in che missione? Appunto. Fine missione! Ti prego, dammi infiniti punti esperienza perché ho abbastanza, dai. Gran pozione cura il 50%, si va in percentuale adesso, ok? Però la pozione alla fine è sempre meglio, secondo me. Inoltre, frammento lucente. Ok, dai. Ultimo giorno. O meglio, ultima missione facoltativa. E poi... fine. Ah, giusto. Ovviamente il gioco avanzerà automaticamente se completate tutte quante le missioni. Oh mio caro Saix, l'ultima missione... eccola qua, dimostra la tua resistenza. Ora valuteremo le tue capacità di affrontare le prossime missioni mettendo alla prova la tua abilità di battaglia.
in battaglia. Dobbiamo in sintesi resistere per un minuto qui contro dei simili. Cosa sono i simili? Sono i... inizia... i nessuno standard. Ok, sconfiggetene uno e poi via. Perché questa battaglia è particolarmente ostica se non avete la parata. Se avete la parata, buon per voi, riuscirete a fare tutto, altrimenti nulla. Via, via, via. Ok, detesto questa battaglia. Potete ovviamente evitarli con salto. Non ho neanche le pozioni? Oh mio Dio. Oh mio Dio, perché non ho preso neanche le pozioni? Morire qui non equivale a morire nella vita reale, ok? Non siamo in Sao. Però devo stare attento, girarmi e parare. Meglio mirarne sempre uno. Quanto odio questa missione. Aspetta, vado col limite e... vai. Morirà. Oh, perfetto. Ok, perfettissimo. Mancano 10 secondi. Cerchiamo di restare in vita. Para. Para, para. Ok. Via. 2, 1. Fine. Missione. Ok, dicevo. Non è complessa se sapete come funziona la parata. Abbiamo finito tutto. Yeah. Come va il lavoro? Tutto a posto? Beh, non mi lamento. Meno male. Alla faccia della conversazione. Comunque, ci ha dato un altro fire. Questo è buono. Ok, io adesso penso di salutarvi un po', perché abbiamo terminato l'episodio, ma prima voglio parlare con Zaldin, perché lui pensa alla tua missione, non devi preoccuparti d'altro. Ah, ok, e non vi dà niente, non adesso almeno. Vabbè, non importa. See you next time, baby.